Ciao Luca, bentornato. Ciao Angelo. Ti devo presentare adesso in un altro modo, Chevalier du Champagne. Oh, wait, grazie poco. Vedo, ho visto il riconoscimento, la medaglia, quindi è un'onorificenza. Sì, 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 ma me l'hanno fatto l'anno scorso. Diciamo che il Chevalier du Champagne sta un po' a significare la custodia, no? La custodia dei couture di Champagne, dei collino di Champagne. Quindi io ho giurato che posso la parola Fredda Champagne, la bandiera, esattamente, puoi parlare su Champagne, quello che è tutto nella zona Champagne, abbiamo raccontato poco fa. Bella cosa. Invece adesso ti voglio raccontare anche un po' l'importanza dell'etichetta e di che cos'è uno champagne, no? Perché voi immaginate quando c'è la parola scritta champagne può significare tanto. Quando non c'è scritto il millesimo, magari come in questo caso invece c'è scritto, lo champagne viene fatto da più annate, di solito sono sempre tre annate le più buone mescolate insieme e noi avremo uno champagne sans année, quindi senza annata. Mentre quando il millesimo è scritto in etichetta significa che quello champagne è stato fatto in quell'unica annata. Quell'uva di quell'anno. Esatto. L'altra cosa interessante da sapere è che in etichetta, quando noi leggiamo blanc de blanc, il significato maggiore è che è fatto solamente con l'uva bianca, che in questo caso è lo Chardonnay. Il blanc de noir è il contrario, non viene utilizzato l'uva bianca ma solamente l'uva rossa. L'altra cosa interessante sempre nel racconto delle etichette, quando uno prende una bottiglia in mano, e te raccontare delle due differenze importanti della produzione di produttori. Quindi ci sono le grandi maison, senza fare nomi, ma ci sono grandissime, che producono milioni di bottiglie. E noi possiamo riconoscere questo, a parte se non conosciamo la marca importante, ci sono delle piccole sigle dietro l'etichetta che principalmente si chiamano NM, quindi sono Négociant Manipulant. Sono queste grandi maison che comprano l'uva e poi la fermentano e la lavorano nella propria azienda. I contadini, detti vigneron, invece vengono chiamati récoltant manipolant. Significa che loro allevano, producono e vinificano le proprie uve. Questa è un'altra piccola cosa interessante da sapere sullo champagne. Che poi mi ricordo quando l'abbiamo visitato che ci hanno detto che una grossa parte sono contadini che conferiscono le uve alle grandi aziende. Certo. Cioè uno immagina il contrario, no? Immagina che le grandi case hanno tanti vigneti, invece no, è il contrario. No, ma che quindi c'è una bella organizzazione, c'è il mercato dell'uva ogni anno che calcolano il prezzo, anche i gru, che dicevi. Cioè la suddivisione del suolo, del terreno e Champagne è molto importante, quindi anche lì un po' come in Borgogna è divisa tra Premier Cru e Grand Cru. Naturalmente il Grand Cru è un terreno molto più vocato e certamente più importante e viene sempre scritto in etichetta. Quindi quando noi troviamo l'etichetta con scritto su Grand Cru, noi già sappiamo che stiamo bevendo qualcosa di superiore a prescindere. Certo, e quindi l'importanza maggiore del vigneto. Certo, e quindi anche della maison, no? Dell'uva, certo, tutto quanto, certo. Va bene Luca, io su questo devo presentare un altro cocktail che si chiama Love Bubbles, bolle d'amore, perché alla fine lo champagne nel bar è sempre dopo i cocktail nei bar classici internazionali, io parlo fino a una decina, quindicina di anni fa, nei grandi bar era la bevanda dopo i cocktail, nei cocktail bar, specialmente per le coppie che devono festeggiare qualcosa. Di solito quando si è insieme al bar si festeggia sempre qualcosa, e quindi tra uomo e donne, quindi era il cocktail, il drink dopo i cocktail importante, lì nemmeno potevi sbagliare. E questa volta invece mi hanno chiesto di fare un cocktail per San Valentino, quindi di solito mi immagino sempre una coppia tra i bicchieri, tra questo famoso perlage, ti ricordi che una volta si dà più importanza alla finezza delle bollicine, più sono piccole più il metodo è stato classico, è stato lungo. E più sono grandi le bolle, se fa più sciamante, eccetera. Quindi queste bolle me le sono ricordate. Ho creato questo qua che ti vado a presentare. Una bella buccia di arancio, la taglio un po' grande, spessa. In questo caso ho girato tre frutterie stamattina per cercare un arancio, una buccia d'arancio bella profumata. Ho preso. Siccome un bravo barman, specialmente negli alberghi, devi andare in pasticceria per svegliare la fantasia. E quindi ho visto lo stampino per fare i dolcetti a forma di cuore. L'ho schiacciato sulla buccia a forma di cuore e ho fatto veramente un cuore di buccia d'arancio.
in questo modo così, eccolo qua. Poi, siccome siamo di Roma, mi sono un po' ispirato alla fettina panata. CL, l'unico CL di Gran Magnè l'ho messo sul piattino, poi ho preso del zucchero di canna grezzo, quindi ho preso la buccia di arancio a forma di cuore, la bagno a Gran Magnè, la impano in questo caso, anche se il tecnico non è, il termine non è ben specifico, con lo zucchero di canna, perché lo zucchero, anche come nel cocktail champagne, rifà nascere questi tipi di drink dove c'è lo champagne, lo riavviva, anche perché nel champagne alla fine un residuo di spumante, un residuo di zuccherino c'è sempre. E poi faccio come Cupido, infilzo il cuore, in questo caso con uno stecchino, metto il cuore nella coppa, nel bicchiere un po' più largo, in questo caso ho scelto. Quindi qui abbiamo la fettina bagnata di Gran Magnè, un po' di zucchero, ci rimetto quel Gran Magnè che non è stato sufficientemente, ma pochissimo, e poi lo riempio di champagne brut. Quindi prendo lo champagne brut, che con il suo residuo zuccherino giusto per i cocktail, per questi tipi di drink, e lo verso semplicemente. Ed ecco il Love Bubbles, che fa parte dei Sparkling Cocktail. A te, Luca. Grazie. Love Bubbles for you.